la rete consolare è in estrema difficoltà, perché all'aumento degli aire, del 2006 erano circa 3 milioni, oggi nel 2021 sono più che raddoppiati, sono più di 6 milioni, si aggiunge anche nel corso di questi ultimi 15 anni un taglio di risorse. E inoltre questa crisi pandemica ha portato alla chiusura per diversi mesi di diversi consolati e comunque al lavoro al 50%. Quindi crisi della rete consolare, soprattutto per quanto riguarda, ed io personalmente ricevo tantissime segnalazioni e devo dire che le segnalazioni in questi ultimi mesi sono aumentate dai connazionali per quanto riguarda i documenti di identità e quindi il passaporto e la carta di identità. Per questo noi stiamo lavorando ormai da mesi con il nostro gruppo, con la Lega Salvini Premier e anche con la Farnesina, sollecitando la Farnesina e sollecitando il Ministero competente per cercare di risolvere questa situazione. Una situazione estremamente grave che a mio parere non può che peggiorare in futuro, soprattutto perché sono personalmente preoccupato dopo l'estate quello che potrebbe accadere, perché mi pare, direi quasi ovvio, ormai questa crisi pandemica non passerà. Non verrà superata a settembre ci sarà un altro turno di vaccinazioni, speriamo che questo virus colpisca e sia molto più debole, colpisca meno la popolazione e con i vaccini si possa risolvere almeno in parte la situazione, però di sicuro il virus continuerà a imperversare anche dopo l'estate. E cosa potrebbe succedere ai consolati che sono già presi da mille problemi? Cosa potrebbe succedere soprattutto qualora le elezioni del Comites a dicembre dovessero veramente essere portate a termine? Ricordatevi che per i consolati le elezioni del Comites sono una notevole mole di lavoro a causa delle procedure della campagna elettorale e quindi questo comporterebbe ulteriori ritardi per il lavoro della rete consolare per quanto riguarda soprattutto passaporti e carte d'identità, il loro rinnovo. Quindi noi abbiamo sviluppato diverse richieste che abbiamo presentato anche ultimamente alla Farnesina, innanzitutto la richiesta principale è quella di un aumento delle risorse, un aumento di organico per la rete consolare e noi non chiediamo l'impossibile, non chiediamo nemmeno un aumento del budget a carico delle casse dello Stato, chiediamo semplicemente e solamente che si possa derogare per i nuovi neoassunti che sono stati assunti a febbraio 2021 nella Farnesina, che si possa derogare alla regola dei 18 mesi, che vuole che un neoassunto debba rimanere a Roma, alla Farnesina, per 18 mesi per training, per seguire dei percorsi formativi prima di andare all'estero. Noi chiediamo una deroga di questi 18 mesi, nemmeno per tutti i 250 neoassunti, ma almeno per una parte, che possa essere inviata nei consolati a supporto dell'attività consolare e soprattutto per il rinnovo di passaporti e carte d'identità. Io sono in contatto con molti consoli, con molti funzionari della rete consolare, tutti mi dicono che sono molto ben disposti ad accogliere questi neo assunti della Farnesina e che possono fare benissimo un training sul campo, un training al consolato piuttosto che il training a Roma. Quindi da un punto di vista anche formativo non ci dovrebbero essere grossi scogli ad accogliere questa nostra richiesta.